Ciao a tutti e benvenuti al tutorial del Flash Mob di Halloween, organizzato da Flash Mob Milano presso il Bicocca Village il 31 di ottobre. La domanda è: ti senti più lupo o più vampiro? Se ti senti lupo, questa è la coreografia per te. Allora, cominciamo. Innanzitutto ci saranno due schieramenti. Sarà come un campo di battaglia, quindi i lupi si scontreranno contro i vampiri e saranno faccia a faccia, quindi uno di fronte all'altro. Per il tutorial la spiegheremo frontale, in modo che possiate vedere tutti i passi e la sequenza pulita, in modo da poterla imparare. Questo è un flash mob dove ci saranno due schieramenti, due gruppi, quindi i lupi e i vampiri, tipo una battaglia. Quindi saremo su un campo di battaglia dove ci scontreremo l'un l'altro, quindi ci saranno mosse di attacco e mosse di difesa da parte dei due gruppi. Perfetto, allora cominciamo noi lupi, gambe divaricate, atteggiamento molleggiato, mani ad artiglio. Cominciamo con attaccare, quindi noi attacchiamo i vampiri. Pronti? 5, 6, 7, 8, vado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso ci dobbiamo difendere, quindi piegiamo indietro la schiena, altri 2, 8 e vado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso rispondiamo attaccando, quindi torniamo dritti con la schiena, sempre molleggiati, e andiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Andiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, adesso ci difendiamo molleggiando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da qui ricomincia tutto da capo, attaccando. Quindi siamo qui. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ci difendiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Torniamo dritti per attaccare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Difendiamoci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, da qui continuiamo, saremo sempre uno di fronte all'altro, quindi lupi e vampiri, sempre uno di fronte all'altro, pronti per scontrarsi. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da qui i lupi attaccheranno i vampiri. Cominciamo a spostarci con uno scivolamento verso sinistra con la mano destra. Quindi 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ricordate le mani ad artiglio. Quindi facciamo il gesto di graffiare il nostro avversario.
A questo punto la battaglia si intensifica. Cominciano i lupi attaccando. E andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso ci difendiamo andando indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attacchiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A questo punto ci difendiamo facendo un saltino indietro. A seconda poi dello spazio che avremo sarà più o meno grande. E andiamo indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A questo punto i lupi si avvicineranno ancora di più, si accovacceranno e qui la musica sarà in crescendo e quindi molleggeranno su e giù in questo modo con le mani ad artiglio per 2, 8, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da qui adesso ci sarà un salto per unirsi ai vampiri e fare la coreografia uguale per tutti. Da qui, salto, giù. Partiamo ora dalla parte comune. Lupi e vampiri fanno la stessa coreografia. 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siamo arrivati in questa posizione, ora ci spostiamo verso sinistra e le braccia salgono verso l'alto. 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gli ultimi 3 8 finali, vado verso destra con degli slide, delle scivolate, inizio col gomito e vado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, posa finale.